A Bibione, in provincia di Venezia, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Loredana Fornaro, una donna di 59 anni, è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione. L'allarme è stato dato da un parente che, preoccupato per l'assenza di comunicazioni sia con la donna che con il marito, ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno permesso ai sanitari di entrare in casa. Qui hanno trovato Loredana riversa sul pavimento, ormai deceduta. In un'altra stanza, il marito di 60 anni è stato rinvenuto privo di coscienza, ma ancora in vita. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Porto Gruaro, dove si trova in prognosi riservata. Inizialmente le autorità avevano ipotizzato una fuoriuscita di monossido di carbonio, ma le successive indagini hanno confermato che la donna è morta per cause naturali. Si sospetta che il marito abbia avuto un malore a causa dello shock per aver visto la moglie in quelle condizioni. La salma di Loredana è stata trasferita nella cella mortuaria del cimitero di Bibione, dove verrà celebrato il funerale lunedì 19 agosto.